La nomina a consigliere comunale mi ha consentito in quel periodo di passare agevolmente lo shock del pensionamento. A dire la verità, ho dovuto studiare moltissimo, cosa che non facevo da un po' di tempo, e cercare di imparare bene, perché mi sono trovata capogruppo di una lista civica di opposizione, quindi credo nella migliore posizione possibile che una si possa trovare. Nonostante questo, io mi sono trovata bene, bene con i colleghi, sia con quelli della minoranza che con quelli dell'opposizione. È stato almeno il primo anno un anno veramente felice. Grazie. Grazie Rosanna. Anche Rosanna faceva le porte. Sì, brava Margherita, brava a ricordare. Non ci sono più le donne di una volta. Allora, Giulia Balugani non l'ho vista, non è presente? Daria Denti. Allora, io credo che alle donne della mia generazione, a quelle dopo, competa soprattutto ringraziare quelle che hanno parlato prima in rappresentanza delle donne che hanno fatto la storia di questo comune, di questa provincia, di questa regione e anche di questo paese, perché per noi è stato più facile. Se io mi ricordo, noi siamo state sostenute, diceva prima Simona, Margherita, Liliana, Paola, donne nel sindacato, donne nelle imprese, donne già nelle professioni. Per noi questa è stata un'eredità trovata lì. Noi non abbiamo dovuto fare queste lotte e credo che spesso e volentieri forse noi tendiamo a scordare che queste cose non sono scontate. Io credo che un'esperienza, come è stato detto, all'interno di un consiglio sia l'esperienza migliore che ognuno possa fare, perché cioè io sarei un'economista teorica. Dopo l'esperienza da sindaco io ho capito che quello che io studiavo e facevo prima non aveva senso, perché nel mio mestiere noi consideriamo delle equazioni, cioè noi muoviamo l'economia con delle equazioni. Le equazioni non sono persone, le equazioni non soffrono, le equazioni non sono uomini, le equazioni non sono donne. Credo però, oltre a tutto questo, che alle donne che vengono qui celebrate, io ringrazio l'amministrazione per questo, alle donne che sono nelle istituzioni adesso, competa non dare per scontato appunto che ci sono ancora le donne stesse. Avete inaugurato, secondo me, iniziativa importantissima, un centro antiviolenza. Le donne continuano a essere picchiate, le donne continuano a essere uccise per un motivo, perché dicono dei no. Quindi pensiamo dal voto alla sostanza, quanta strada c'è ancora. E ricordiamo che io credo che le donne debbano anche diventare sempre di più testimoni della diversità, perché qualche giorno fa 50 persone sono state ammazzate in uno dei posti simbolo della libertà, gli Stati Uniti. Già quello è un fatto grave, poi scopriamo che negli Stati Uniti ci sono dei pregiudizi per cui a qualcuno è vietato donare il sangue, anche se quel sangue serve per salvare delle vite. Io credo che imparando dalla testimonianza e dall'esempio di tutte le donne che ho avuto l'onore di conoscere, da cui ho avuto l'onore anche di imparare, credo che la testimonianza che dobbiamo portare fuori è quella di essere dei cittadini più completi, dei cittadini che si fanno carico di chi ha ancora meno di noi. Grazie a tutti. Grazie, grazie davvero Daria. Ho visto, però mi hanno suggerito, anzi, che c'è il papà della Giulia, c'è Amos Balugani. Se vuoi. Non ho parlato con Giulia, ritiro il diploma da Davide, magari. Sì, sì, grazie Amos. Vuoi venire a prenderlo? Dai. Grazie Amos. Ci voleva un uomo che veniva a ritirare il diploma. Lina Trenti non c'era, non è venuta. Allora, quindi passiamo alle elezioni del 99. Maurizio Rabitti non l'ho vista. Poi Piani, vediamo tra gli eletti, sempre scorro la lista, Carla Piani, Daria Denti, Don Di Elena, Baldini Simona,
Lilia Corona Balesini, che purtroppo è deceduta, Siroti Rosanna ancora una volta eletta nella legislatura. Quindi passiamo al 2004, Maurizio Arabitti, Sara Lenzi c'è? Sara Sabatini? No. Ilaria Zanetti? Graziella Bergonzini? Sì. Io niente, io posso solamente dire che anche per me è stata un'esperienza fantastica, perché anch'io ero capogruppo del mio gruppo, quindi ho avuto il piacere di conoscere tutto l'ambiente un pochettino della politica interna del Comune di Vignola. Ho conosciuto tantissime cose, ho imparato tante cose che io prima non potevo sapere, e comunque ringrazio tutto quello che mi è capitato, che è stata veramente un'esperienza fantastica. Grazie di tutto e grazie anche a questa amministrazione per questa serata. Chiara Tagliazucchi, ecco, prego. Io dico solo due parole, non vorrei che scorresse troppo sangue. Ho profondo rispetto per le colleghe che mi hanno preceduto. Mi auguro soltanto che le donne abbiano in un mondo così complesso e articolato sempre la forza e la determinazione per perseguire la propria strada e i propri obiettivi e superare tutti gli ostacoli che si trovano davanti, che sono tanti e alti. Grazie. Ci avviciniamo ai giorni nostri, con le elezioni del 2009, Ricci Veretrice non c'è, Maurizio Arabitti, Rossella Masetti, non c'è, Gozzoli Daniela, Maria Pia Biazzani, no. Chiara Smeraldi, ti premiamo adesso. Dunque, scusate, ma tanto non credo di essere così emozionata come di fatto in realtà sono adesso, e perché anche per me, io la metto molto sul personale, è stata un'esperienza veramente intensa, profonda, e che mi ha cambiato moltissimo. Io sono veramente, mi trema la voce, sono qui intorno a me, ho le persone con le quali anche ho cominciato, Simone, Monica, e davanti a me anche ho le persone con le quali ho cominciato, perché Pia è stata la persona che mi ha coinvolto più di tutte in questa esperienza, quindi è merito, forse anche colpa sua, se io sono qua e mi sono ritrovata anche tutto sommato in una condizione molto difficile nella scorsa legislatura, perché capogruppo di minoranza di un gruppo formato soltanto da me, quindi era piuttosto difficile la vita. Però devo anche dire che quando ho sentito parlare da Aria poco fa mi sono emozionata tantissimo, perché sono ritornata immediatamente in quel momento, a quei giorni, era tanto che non la sentivo parlare, ho avuto un flash pazzesco, devo dire, e tutto è tornato alla mente, e quanto in effetti io pensavo di aver faticato, di aver avuto difficoltà, di aver impiegato tanto tempo, energie e risorse nel lavorare, e mi sono resa conto di quanto in realtà questa esperienza mi abbia arricchito, di quanto di fatto mi sia tornato indietro e di quanto io poi adesso possa spendere e ritrovare nella vita di tutti i giorni, nelle esperienze di tutti i giorni. E anche il confronto, e tante volte è stato uno scontro in realtà, e con Daria è stato fondamentale, credo, con Daria e tutta l'amministrazione, però devo ammettere che ho avuto proprio un attimo di... E niente, poi adesso io sono ancora qua, continuo, la vita in maggioranza è molto diversa, anche se devo
ammettere che tutto sommato pensavo sarebbe stata molto più comoda, ma dopo tutto non lo è, forse era un po' più facile in minoranza. Va bene, grazie. Va detto, visto che siamo qua, prima ho citato Simone e Monica e non Mauro per una ragione, nel senso che sono io che ho cominciato e lui poi è venuto dietro a me, che sia chiaro questo concetto. E Lucia Simeone c'è? Allora passiamo alla legislatura attuale, quindi... Montaguti Stefania so che è in ferie, è già andata al mare. Claudia Grandi. Volevo questo attestato solo per avere un bacio dal sindaco. No, io non voglio dire niente, vi dico, parlerò tra 10 anni all'80° per il voto delle donne. Grazie, grazie a tutti. Roberta Amidei. Allora ringrazio e vi dico solo che per me è un'esperienza nuova, molto impegnativa. Io vengo dal mondo della professione, coordinare lavoro, famiglia e questo impegno non è facile, ma noi donne abbiamo risorse infinite, ci riusciamo. Purtroppo abbiamo smesso di fare le torte, vedremo forse di rimediare, esatto. Quindi ringrazio tutti e mi auguro e ci auguriamo un buon lavoro per i prossimi anni. Insomma. Giorgia Cristoni. Anch'io ho ricevuto il bacio dal sindaco. Allora ringrazio tutti per questa serata perché è molto emozionante, anch'io pago il noviziato e quindi sono molto emozionata e come Roberta mi metterò a fare le torte. Grazie a tutti. Antonia Zagnoni. No, allora tante cose già sono state dette, mi piace però sottolineare due cose. Quando facevo il liceo, ancora nelle aule del campanile, avevo un insegnante di filosofia che in seconda liceo si ammalò, era Germano Tassi, e lo sostituì per una breve supplenza Gianna Sirotti. E in quell'occasione io mi ricordo benissimo che disse, durante una lezione, diciamo così, di educazione civica, a cavallo tra la filosofia e la storia, che erano le materie che lei insegnava al posto di Germano, che consigliava a tutti i suoi alunni di provare l'esperienza politica all'interno dell'amministrazione comunale, perché questo avrebbe consentito loro di diventare degli adulti migliori, dei migliori cittadini. Questa cosa mi è sempre rimasta in mente e
siccome poi la mia strada ha avuto un'evoluzione molto, molto diversa da quella che poteva essere inizialmente, io mi sono laureata in giurisprudenza, sono diventata avvocato, poi dopo mi sono dedicata all'insegnamento, ho sempre fatto tesoro, pur non partecipando attivamente, ma così diciamo dietro le quinte all'attività politica, pur non avendone mai fatto parte attivamente, di questo suo insegnamento. Io qua ho un allievo, un ex allievo, in Unione Terra dei Castelli ho un altro ex allievo e devo dire che questo mi riempie di grande soddisfazione, perché ho saputo poi tradurre a mia volta, nell'esempio che ho avuto in Gianna e anche in parte in Germano, quello che mi è stato insegnato a mia volta i miei alunni. E così come lei fece con noi, forse Simone si ricorderà che io facevo fare la simulazione di voto durante le mie lezioni per vedere come la classe poi si sarebbe schierata in corrispondenza o meno a quelle che sarebbero state le future elezioni politiche. Rispetto a quello che è stato detto, una parte colgo un po' la provocazione di Simona Baldini.